Buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica Il farmacista risponde. Sapete che potete mandarci qualsiasi tipo di domanda al nostro indirizzo email info@farmaciasantrovaggio.it. Ultimamente ho riscontrato che una domanda molto frequente è quella di capire qual è la differenza tra le allergie alimentari e le intolleranze alimentari. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Le allergie alimentari sono scatenate da un'iperproduzione del nostro sistema immunitario di anticorpi chiamati immunoglobuline E e sono dose indipendenti. Che cosa vuol dire? Che se sono allergico a una fragola, basterà mangiare un pezzettino di fragola o una fragola per scatenare l'allergia con modalità e intensità diverse da persona a persona. Le allergie sono difficilmente curabili e devono essere diagnosticati attraverso degli esami specifici che vengono prescritti dal medico curante oppure da uno specialista. Le intolleranze alimentari invece sono scatenate da un'iperproduzione di anticorpi chiamate immunoglobuline G e sono dose dipendenti. Quindi se noi mangiamo spesso uno stesso alimento, il nostro corpo va incontro a quella che viene chiamata appunto intolleranza. L'intolleranza si manifesta in modi diversi a seconda della persona. Può provocare dermatite, può provocare disturbi gastrointestinali, difficoltà di dimagrimento oppure un'eccessiva perdita di peso, stanchezza e così via. Le intolleranze alimentari possono essere facilmente diagnosticate in farmacia attraverso un test mediante un prelievo di sangue capillare, attraverso cui riusciamo a determinare qual è l'alimento o il gruppo di alimenti a cui appunto si risulta intollerante. Insieme al test viene poi consegnata una dieta di rotazione attraverso cui andiamo a rieducare il nostro corpo affinché ricominci a tollerare gli alimenti in questione. Spero di aver risolto i vostri dubbi e continuate a scriverci.